was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. Anche il letto in mood super natalizio, ovviamente scozzese, e ci sono questi cuscini. Ok, oggi secondo giorno di riprese, spero di finire. Siamo rimasti ieri con l'albero, avevo completato l'albero, adesso lo faccio vedere che è giorno e si vede meglio così. Però prima dovete vedere Ariel, dopo Jennifer la più bellina è lei, la più carina, dolcissima Ariel. Questo è l'albero completo di giorno, così vedete meglio. Poi stasera l'accendiamo e ve lo faccio vedere anche acceso. Vabbè, è uguale all'anno scorso praticamente, chi ha visto il vlog dell'anno scorso è uguale. Abbiamo soltanto spostato praticamente il lato, prima ce l'avevamo vicino alla scala, non fate caso al caos. E adesso è di qua vicino alla cucina, c'è molto più spazio perché è all'ingresso praticamente. E dato che non mettiamo il tavolo qui a Natale, ma lo mettiamo praticamente di qua spostando il divano, così abbiamo più spazio. Sotto in genere avevo la neve, ma quest'anno non la metterò perché vicino alla cucina mi dà fastidio. E per quanto riguarda l'oggettistica, più o meno è la stessa, vi ripeto da vicino. Però dopo vi faccio vedere gli ultimi acquisti della Walt Disney che ho applicato sull'albero, che in realtà già c'è un video online dove ve l'ho fatti vedere, anzi due video online, video haul, dove li potete vedere da vicino. And somehow we knew that we'd find something true and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. Momento lotta. Sotto la scala qui vogliamo praticamente fare il parco giochi. Eccoci ora qua. Ora montiamo, sì, ora montiamo. Ecco il nostro staff, vediamo un po' la maglietta. Si è messa anche la maglietta dello staff, quindi mi aiuterà. Non avere paura, guarda, c'ha paura Ariel. Che cos'è? Con 52 pezzi e all'interno c'è una locomotiva, un portacarbone, 12 appoggi, 12 curve e due carrozze. E 8 zigli. E 100 passeggeri all'interno che non li vedete perché sono qui dentro. Ok, allora sì, però procediamo. Non l'hai detto, 8 swinghi. 8 swinghi, eh? E 12 lillipuziani. Ok, va bene. Ok, ragazze, diciamo sempre sì, va bene. Abbiamo deciso di fare così. Spostiamo la panca sotto la scala in modo che recuperiamo molto spazio. E quindi qua mettiamo la neve per terra e montiamo il parco giochi sopra. Adesso mettiamo le pile. Comunque, come vedete, questo è molto grande, davvero molto grande. Se non sbaglio, la circonferenza è di 2 metri, giusto Leo? Era 2 metri la circonferenza? Sì. Comunque è molto grande, però purtroppo sotto l'albero non ci va perché, come vi dicevo, occupa troppo spazio e poi l'albero è comunque molto basso. Okay. E quindi essendo molto alto questo è impossibile far andare, diciamo, l'albero poi sopra questa cosa. Ariel viene a prendersi i bacini sempre. Che
cos'è? Che cos'è? Cos'è questo mostro? Il primo dalla foto, guarda, è quello con il carbone, poi c'è poi quello rosso, questo rosso, quello blu e basta, giusto? Questo rosso. Sono. Quindi questo. Ah no, c'è un altro. No, tre. Tre pezzi. Fatto? Vai. 3, 2, 1. Oh, che bello! Ti piace, amore? Ti piace? Guarda, guarda, guarda! Jennifer e Ariel sono ipnotizzate. Guardate qua. Prossima fermata, dove andiamo? Ecco, ho messo all'interno la neve finta al tappetino, ovviamente non è perfetta, non deve essere perfetta, e penso che ne prenderò un altro poi, perché è poco uno. Adesso proviamo l'effetto con le giostre e vediamo com'è. Ecco le giostrine, sono soltanto queste tre, e adesso vediamo come posizionarle all'interno del cerchio. Stavamo pensando, allora, la montagna penso dovrebbe andare qui. Che dici tu? Qua? Giusto? E poi mettere una ruota e la ruota qua, che è molto bella. Ok, la ruota panoramica qui la mettiamo di qua. Ok, manca questa. Devo comprare subito un altro tappeto perché così non mi piace che si veda la mattonella all'interno, sinceramente. E questa è la situazione finale. Qui ho messo queste renne vicino al termosifone, la cassapanca l'ho spostata lì sotto con questo sacco qui che vi ho fatto vedere negli acquisti precedenti di Tiger e le giostrine che avevamo già l'anno scorso. Ovviamente qua ce ne vanno almeno altre due, dobbiamo comprarle ancora, lo dico sempre, le compro mai. Ed ecco qui la situazione finale. Quindi per il momento questa è la soluzione. Adesso vi faccio vedere, accendo il trenino. E questo è il risultato finale del divano. Quindi continuiamo con il resto. Pomeriggio di relax. Oggi beviamo tè verde e mangiamo questi biscottini al burro che sono l'apoteosi di Lidl, mamma mia. E ci sono anche pandistelle natalizi, ma Leandro vuole provare questi qua, quindi mangiamo questi. E poi dobbiamo editare altri video, qua c'è il computer. E noi ci vediamo dopo.
Ok, dopo aver finito di arredare il tavolo, allestire il tavolo anzi, adesso andrò a mettere dove c'è il forno, praticamente c'è un'altra in legno, questo sale e pepe della Walt Disney, bellissimo. Non la usiamo mai, però è troppo bella e questa la andrò a mettere sul forno. Sale e pepe. Gli schiaccianoci, olio e aceto e non ci manca più nulla. No, ma perché vogliamo parlare di Michael Bublé che ha caricato 16 ore fa questo video dove canta questa canzone famosissima di Natale? Penso sia la moglie con i figli, sì, uguale a lui il bambino. No, troppo bello, c'è anche il karaoke sotto in collaborazione con Walt Disney, da come ho capito. Adoro! Allora, volevo farvi vedere questa busta di Tiger. Praticamente sono quelle lì che si comprano, che non sai cosa c'è all'interno. Quella al costo di 4 euro mi è stata regalata e vi dico, non l'ho comprata io. L'ho già aperta per curiosità, però volevo farvi vedere cosa c'era all'interno. Allora, primo pezzo, questi coni snack praticamente per i popcorn, questi sono molto belli, li useremo sicuramente, se non sbaglio questi costano un euro. Poi porta spazzolino, diciamo utile. Mini ventilatore praticamente da borsetta per l'estate. Bigliettino per appunto per gli auguri di matrimonio, questo anche può essere molto utile. Devo dire la verità, sono cose comunque carine. La cosa più brutta secondo me sono questi. Chi se li mette? Sono orrendi. Occhiali da sole in plastica, plastica diciamo un po' morbida. Verde chiaro, verde scuro, onestamente non li mette nessuno, li diamo a qualche bambino che ci gioca. E come ultimo pezzo il mollettone, la pinzetta diciamo, ci sta, utile. Devo dire che come regalo è carino, perché alla fine sono cose abbastanza utili, tranne gli occhiali come dicevo che fanno veramente schifo. Queste buste di cartone le compro spesso, le compro sia natalizie che per durante l'anno, per i popcorn, le caramelle, il pane, i biscotti da mettere a tavola. Questo, vabbè, questo è cono, è diverso, quindi è proprio da cinema, quindi da quando vediamo i film sul divano. In totale escono 6 pezzi, ovviamente saranno pezzi da 1 euro, massimo 2 euro forse gli occhiali, però per 4 euro devo dire che è carina. Per completare l'atmosfera super natalizia, vediamo. Come si chiama il film? Cacca sul treno. Già, yeah, come si chiama? Salvate il Natale 2, giusto? No, salvate il soldato Sean. Salvate il soldato Ryan. Sul treno natalizio. Comunque, sì, vediamo. Ah, ma è uscito quest'anno proprio, 2020. Un altro film che vi consigliamo, in realtà un cartone, è Klaus, sempre di Netflix. L'abbiamo visto l'anno scorso ed è stupendo, è vero? È veramente spettacolare, una bellissima storia. E quindi stasera adesso ci manca questo e lo vediamo. A dopo!